Quest'anno la festa di San Valentino è cominciata un po' in anticipo. Abbiamo iniziato con la celebrazione della Santa Messa il 4 febbraio, trasmessa da Rai 1. È stata una iniziativa voluta e programmata già per tempo per sensibilizzare sia la gente di Terni sia un po' a livello nazionale su questo evento, l'evento della festa di San Valentino che ci sta tanto a cuore e credo che abbia sortito l'effetto giusto presentando un po' la ricchezza che ha Terni, che è appunto San Valentino, la sua basilica, la cattedrale, le varie chiese, ma anche gli altri luoghi particolari di Terni. Ecco, abbiamo iniziato il 4 e continuiamo con la novena in preparazione alla festa che vede la partecipazione e la presenza dei fedeli delle varie parrocchie, delle varie zone pastorali della diocesi. Questo è il secondo anno che la novena viene organizzata così. Diciamo che più che della novena io parlerei del pellegrinaggio dei fedeli delle varie zone della diocesi a San Valentino, alla Basilica di San Valentino, e poiché è in corso la novena, essi animano la novena. E poi quest'anno, vista la coincidenza del mercoledì delle ceneri con il 14 febbraio, abbiamo dovuto riorganizzare un po' i vari momenti. Ma non solo per questo, ecco, abbiamo anticipato la festa religiosa all'11 febbraio, lasciando e consentendo ai fedeli di vivere un momento personale, di pellegrinaggio a San Valentino, sempre il 14 di febbraio, anche se si dovrà celebrare la messa del mercoledì delle ceneri. Quest'anno, nel comitato diocesano per la festa di San Valentino abbiamo discusso a lungo sulla opportunità o meno di fare una processione come avviene in tutte le diocesi dell'Umbria con le reliquie di San Valentino. Siamo stati tutti d'accordo e quindi l'11 febbraio. Anzi, il 10 febbraio l'urna di San Valentino, la sera con una fiaccolata, sarà trasportata in cattedrale dove ci sarà un momento di veglia, di preghiera e poi il giorno dopo ci sarà la messa solenne con la processione per riaccompagnare l'urna di San Valentino nella Basilica. È un momento spirituale di grande intensità. Ecco, sono 40 anni o 50 addirittura, 40 anni che l'urna di San Valentino non si sposta per girare nelle parrocchie. Quindi noi vogliamo vivere questo momento di grande spiritualità, chiedendo a San Valentino di benedire le nostre case, le nostre famiglie e la nostra città in questo momento particolare nel quale c'è bisogno di ispirazione dello Spirito Santo e di grande aiuto da parte del Signore.